Noi Mercurio siamo un'associazione non profit che da 5 anni opera in Italia e a Milano in particolare. La nostra missione è di affiancare la scuola pubblica per intervenire nella lotta alla dispersione scolastica. Siamo operativi da 5 anni nelle scuole pubbliche, abbiamo come tutti, ha smesso un po' le nostre attività di fronte all'emergenza Covid, e di là sono nate una serie di domande e interrogazioni che vogliamo condividere con voi in queste giornate di webinar. Oggi siamo per parlare di sport, dello sport in generale, come lo sport fa parte del nostro mondo. E che fare sport è molto di più che un solo movimento fisico, un sfogo, ma va al di là, va partecipa al nostro equilibrio anche psico-emotivo. Dunque, per parlare di questo oggi, Daria Braga della Fondazione Laureus, direttrice della Fondazione, che opera in Italia da anni nelle scuole per portare un progetto che vi racconterà a breve dopo. Poi con noi abbiamo anche Gabriele Franzoso, massoterapista, ma soprattutto Massoterapista, esatto, massoterapista. che si occupa del benessere di tutte le persone come noi. Esatto. E prima di lanciare il dibattito, la conversazione insieme, vorrei far risentirvi l'intervista che abbiamo fatto oggi a Francesca Vital, calciatrice, donna ovviamente, calciatrice del Milan. Purtroppo non ha potuto essere con noi oggi, ha dovuto avere, per fortuna per lei, ha avuto un allenamento in presenza, ma comunque ci ha dedicato un po' di tempo per raccontarci come lei aveva vissuto il lockdown e come lei da sportiva di alto livello, come ha potuto e come ha cercato di ritrovare un equilibrio. Lanciamo il video. Io vorrei capire te in prima persona come hai resistito al momento del lockdown che abbiamo avuto a marzo, aprile, maggio. Come sportiva, anche se sei abituata a usare il corpo come mezzo di espressione e immagino forse anche di sfogo, Sì, no? per noi è stato parlo al plurale perché comunque mi sono confrontata tante volte durante tutto il periodo del lockdown anche con le mie compagne di squadra e bene o male eravamo tutte sulla stessa lunghezza d'onda. È stato un periodo difficile perché per noi lo sport, cioè, diciamo, è alla base della nostra vita. Ormai è proprio, oltre che essere adesso il nostro lavoro, è proprio c'è un'abitudine, il nostro corpo e la nostra mente sono abituati ogni mattina ad alzarsi e andare ad allenarsi. E ovviamente da tutto questo noi ormai traiamo, cioè, un beneficio. Ci sono degli equilibri che a volte sono difficili da cambiare. Uno di questi è appunto per noi lo sport. Poi dal punto di vista, diciamo, della competizione, perché vabbè, noi ci alleniamo con il fine che abbiamo e poi la partita, quindi abbiamo sempre in testa il pensiero della gara, della competizione, di giocarci, insomma, le partite per vincere, quindi è sicuramente uno stimolo forte per noi. E quindi, diciamo, toglierci la competizione da un giorno all'altro è stato difficile a livello fisico perché comunque stare a casa tante ore senza comunque poterci allenare, senza muoverci, diciamo che non siamo abituate perché ne sentiamo proprio la necessità e poi a livello mentale c'è il nostro sfogo più grande perché quando entriamo comunque in campo, in quel rettangolo verde, per noi non esiste nient'altro. Ci dedichiamo solo a quello e quindi è uno sfogo importantissimo, dimentichiamo tutto quello che c'è al di fuori, quindi cancellare e annullare completamente tutto è difficile da un giorno all'altro. E che
che trucchi hai trovato per affrontare questo momento? Se tu ti sei trovata in casa come tutti noi, immagino, sì, o come tanti noi, e chi non aveva la fortuna di avere un spazio fuori o un cane, mm-hmm, non poteva tanto, no, fare, esatto, movimento. Dunque, come ti sei tenuto questo equilibrio? Che la cosa interessante è perché secondo me ce ne abbiamo tutti bisogno, sportivi o no, di muovere il corpo, ma te ancora di più degli altri. Dunque, come ti sei trovata a gestire questa chiusura? Allora, per fortuna avevo il cane, quindi facevo tantissime passeggiate intorno a casa, tantissime, quindi quella sicuramente è stata una fortuna. E poi veramente proprio per respirare, per avere un po' d'aria, anche perché comunque non avendo appunto un giardino in casa è stato difficile. Comunque ogni giorno noi ricevevamo dal nostro preparatore atletico un allenamento fatto ad hoc, diciamo, da poter fare in casa, poter svolgere in casa. Quindi comunque almeno un'oretta e mezza al giorno riuscivo a fare qualcosa nel limite del possibile. E poi diciamo che all'inizio ho cercato di fare cose che solitamente non è mia abitudine fare, magari in casa, che può essere anche solo cucinare qualcosa di diverso, uscendo un po' dagli schemi e da quella che è la nostra solita alimentazione giornaliera. E poi mi sono iscritta a dei corsi online in modo tale da imparare qualcosa di nuovo, cogliere, diciamo, questa occasione dove avevo più tempo per sfruttarla. Quindi ho ricominciato a studiare un po', però le giornate erano lunghe, quindi ovviamente eravamo sempre in contatto anche con le mie compagne, con lo staff, così, perché insomma ci allineavamo su quelle che erano le novità, però all'inizio, soprattutto le prime settimane, è stato veramente tanto difficile. Capisco benissimo. Hai detto due cose interessanti, che comunque per tenere la mente in equilibrio, voi sportivi all'ennesima potenza avete ancora più bisogno, no, del sfogo fisico. Ma credo che ognuno di noi ce l'abbiamo, e riportandosi ai ragazzi a scuola, che comunque sono anche l'età dove lo sfogo fisico è necessario, perché all'età, il famoso età incerta, che va dall'adolescenza, che può essere dalle 11 alle 17, 18, è proprio un momento di ricerca su se stesso, di capire chi siamo. La trasformazione del corpo ti mette anche in gioco il tuo equilibrio psico-emotivo, e dunque togliere anche lì il movimento, lo spazio e le relazioni umane ai ragazzi diventa molto molto pesante. E trovo che l'altra cosa che è interessante che hai detto è che alla fine hai trovato delle soluzioni cambiando un po' le tue abitudini, visto che ti toglievano una parte del tuo movimento fisico, hai cercato di avere, diciamo, di stimolazione intellettuale facendo dei corsi. Ma credo che questa opzione, i più grandi, ci riusciamo noi, ma i ragazzi fanno una grande fatica. E se tu, adesso che siamo in questo momento, che sicuramente andremo forse su dei mezzi lockdown, no? Metà lockdown, metà no, e non sappiamo ancora quanto movimento ci sarà tolto, ero curiosa di sentire se tu ti rimetti, sei giovanissima, se ti rimetti qualche anno indietro, che cosa diresti a dei ragazzi di 12, 17 anni, 18? Beh, allora, come hai detto tu, mi riallaccio un attimo a quello che hai detto prima. La cosa secondo me più difficile e la più importante che viene tolta è anche il fatto della condivisione, perché lo sport, oltre ad avere sicuramente un benessere fisico, quello senza dubbio,
però per i ragazzi è molto importante anche per le relazioni sociali, per la formazione del carattere, per i legami proprio con gli amici, con i compagni, ovunque vadano a giocare, ad allenarsi, perché comunque anch'io mi sono resa conto che magari quando ci si incontra fuori con gli amici magari si ha un certo tipo di comportamento, quando magari poi ci si ritrova a giocare a calcetto o in uno spazio aperto dove si pratica sport tutti insieme, cadono tante barriere, uno si lascia andare preso dallo sport, dall'allenamento, dall'impegnarsi, che proprio si lascia andare, quindi si formano anche delle relazioni importanti, ma il semplice fatto di una persona un po' più timida che però è inserita in un gruppo dove si lotta per lo stesso obiettivo, si praticano le stesse cose, si vive magari la settimana allo stesso modo, eccetera, porta proprio i ragazzi ad aprirsi di più e appunto a legarsi di più agli altri, magari dietro i banchi a scuola tutto questo è un pochettino più difficile, con delle regole precise, dei comportamenti da mantenere, delle persone che comunque devono sempre sorvegliare tutto quanto, quindi sicuramente per me, vabbè, lo sport cioè al 100% mi ha dato, cioè mi ha formato, ma in tante cose. Già io a 14 anni ho avuto la fortuna già di giocare in nazionale, e a 14 anni praticamente giravo il mondo, prendevo aerei, andavo a destra e a sinistra da sola, io vedevo i miei compagni che non avevano la possibilità di fare, diciamo, quello che facevo io, che veramente erano tanto indietro su alcune cose. Quindi il consiglio che posso dare è comunque cercare di fare, anche se è difficile in casa, il più possibile, cercare di mantenere i rapporti con magari con chi si pratica sport, perché veramente si ha una visione, insomma, della vita, degli amici, della scuola completamente diversa, completamente, chi pratica sport e chi no. Io sono sempre stata di questa idea. Guarda, sono convinta, siamo anche convinti noi di Mercurio, abbiamo fatto questo bellissimo progetto con la Fondazione Laureus nella scuola di Via Pareto, dove abbiamo accompagnato i formatori di Laureus che facevano ore di sport con i ragazzi, con un percorso psicoemotivo creativo in classe, dove abbiamo cercato di trasformare il vissuto, no, della pratica dello sport in un racconto di emozioni, e sono uscite delle cose bellissime, e abbiamo soprattutto visto che in realtà tutte le difficoltà che si provano nello sport sono alla fine le stesse che si trovano nella vita: vincere le sue paure, creare legami con i compagni, il rispetto di sé e dell'altro, lo spirito di squadra. E dunque assolutamente vero che lo sport è molto di più che un sfogo fisico, ma è una palestra della vita. E hai detto anche una cosa molto bella, è che queste relazioni umane, che la scuola spesso vede le relazioni solo di un punto di vista, no? Delle performance scolastiche, e non monitora o non valuta anche tutti questi valori che sono molto importanti per la crescita dei ragazzi. Sì. Dunque, grazie della tua testimonianza. Spero che avremo altre occasioni di coinvolgerti, perché mi piace la saggezza che hai già. Ti ringrazio. Sicuramente la palestra, la competizione di mettersi in gioco in permanenza dà una grande maturità, no? Sì, dà tanti valori, trasmette tanti valori importanti, secondo me, che è difficile trovare poi nella vita di tutti i giorni. Poi io parlo dello sport perché è il mio ambito, ma può essere comunque la musica, l'arte, tante altre cose. Che io parlo dello sport perché veramente io
ho impiegato tanto, tanto tempo, anni, insomma, e, però credo che mi abbia dato tanto, anche se i sacrifici non sono stati pochi, ecco. Sì, no, hai ragione di sottolineare che c'è un aspetto di fatica e di impegno e di sacrifici, ma sicuramente si vede, si capisce che dà anche tanto dell'altro lato. Sì, beh, noi con Mercurio vorremmo sicuramente proporre ai ragazzi un percorso e dovremmo affrontare la possibilità di un altro lockdown e dunque mi piacerebbe riunire un gruppo di persone che potranno anche partecipare a buttare delle idee su come coinvolgerle e darle, tenere i legami insieme dei ragazzi. Certo, sì, sì, ritengo che sia sì, molto importante. Vabbè, allora ti lasciamo. Grazie. Grazie mille tanto del tuo tempo, ci lasciamo allenarti, approfitta. Grazie mille. Soprattutto di questi allenamenti all'aria ancora possibile. Sì, esatto, finché si può ci riteniamo stretti. Allora, Daria, penso che al di là che è una giovane donna simpaticissima e secondo me anche molto saggia, come ho detto alla fine dell'intervista, penso che ci ha dato un sacco di piste di riflessione, no? Che ci interessano e mi piacerebbe, quasi quasi ti lascerei la parola perché ha aperto tante porte, no? Certo, ciao. Penso che, sai, perché noi poi come fondazione abbiamo tanti ambasciatori sportivi? Perché poi quando incontri una ragazza come Francesca, tutto quello che hai nelle tue presentazioni, tutte le tue ricerche, tutte le tue misurazioni che se fai sul campo, tutto il tuo concetto di resilienza viene espresso con una semplicità, una chiarezza da chi ha veramente incarnato quello che noi cerchiamo di far capire, quali sono i valori di questo sport, no? Sono proprio quello che dice Francesca. E nei momenti difficili, come è stato il lockdown, purtroppo viene fuori tutta la debolezza del fatto che questa cultura sportiva ancora non ce l'abbiamo. E tu citavi il lavoro che abbiamo fatto insieme, che è stato secondo me uno bellissimo e probabilmente dovremmo riparlarne per farne uno anche online di questo genere, perché potremmo la stessa cosa, no? Capire quante, perché questo lockdown poi alla fine questo fermo ha colpito sicuramente le fasce più fragili, che sono poi i bambini dei quali ci occupiamo noi, no? Di quali ci siamo occupati anche insieme, che sono bambini che vivono in contesti difficili, bambini che hanno pochi fattori protettivi e lo sport in questo senso è uno strumento straordinario perché veramente aiuta ad attivare questi fattori protettivi. Noi abbiamo scritto un capitolo all'interno di questo libro che ti consiglio, vi consiglio di Cristina Castelli, che è questa professoressa che io amo molto, che si chiama proprio resilienza e sport, no? Resilienza forse è un termine ormai abusato, ma è un termine molto importante da considerare nella vita non solo dei bambini, anche di noi, perché è un processo che va riattivato sempre nella vita, quello della resilienza, no? E il tema è proprio di far sviluppare noi attraverso percorsi sportivi, altri attraverso altre attività, quelle competenze trasversali che sono fondamentali per fronteggiare la vita, cioè per fronteggiare quello che sono le difficoltà della vita e tirar fuori quella resilienza che vuol dire che proprio nonostante, ecco quello che poi cerchiamo un po' di insegnare, no? Ai nostri bambini, nonostante le difficoltà, tu puoi comunque, hai tutte le risorse e noi ti aiutiamo a vederle queste risorse. Cioè non è che neghiamo la difficoltà che ognuno ha, chi forse di più, ognuno ha un contesto di vita che non possiamo, non decidiamo in questo momento, ma no, chi ce l'ha più difficile, meno difficile, ma comunque noi dobbiamo trovare il modo non di negare le difficoltà, ma di saperle affrontare, no? Cioè saper affrontare gli ostacoli è la cosa più importante. E lo sport in questo perché è così fantastico? Perché lo sport è un grandissimo generatore di emozioni. E nelle emozioni noi lavoriamo e su queste emozioni noi cerchiamo di trasformare quello che magari sono dei vissuti negativi. E quindi cosa riesci a sviluppare tramite lo sport? Competenze emotive, competenze relazionali, competenze motorie, cioè
Noi adesso stiamo facendo anche molto attività che si chiama attività motoria nelle elementari, che è che è essenziale per i bambini più piccoli, ma è veramente una cosa molto particolare, perché noi abbiamo avuto un'esperienza con i bambini più grandi sul campo che mette in evidenza una sorta, non so come chiamarla, di analfabetismo motorio. Cioè, scopri che veramente non si sanno muovere. E quindi il lavoro che viene fatto con i bambini più piccoli è un lavoro molto importante, perché è una sorta di avviamento allo sport che però ti permette cominciare ad attivare quelle capacità che sono poi fondamentali, e anche vedere, e questo è molto interessante, perché è un lavoro che facciamo con le insegnanti nelle elementari e ti permette di vedere quali sono le relazioni dei bambini tramite il movimento, quali sono le loro difficoltà, e avendo magari l'insegnante che ti segue, fai vedere all'insegnante un altro punto di vista del bambino, che non è quello solo scolastico, ma glielo fai vedere sul campo, nella relazione con altri bambini, nel gioco, nel movimento, nelle difficoltà che il bambino magari ha nel movimento. E quindi questo è un percorso molto utile, anche perché ci permette poi magari di evidenziare quei bambini che vorremmo inserire l'anno successivo nei nostri percorsi, che sono quelli più specifici di sportivi. Quindi è molto importante iniziare presto. E come tu sai, la nostra fondazione è nata su ispirazione di Mandela. Sai cosa diceva Mandela? Mandela diceva che lo sport ha il potere di cambiare il mondo, ha il potere di ispirare, ha il potere di unire come poche altre cose possono fare. E lui, che ha vissuto 27 anni in carcere, dice che la sua cosa, che Francesca diceva molto prima, no? La mente. Sai quanto, hai visto quanto tirava fuori questo concetto? E Mandela dice: io sono sopravvissuto, sono riuscito a mantenere una mente sana grazie a un grandissimo rigore di attività sportiva che facevo in carcere. Cioè, in quei pochi metri lui comunque ogni giorno si impegnava con un'attività motoria. L'equilibrio è lì. Quindi, come dicevi tu prima, l'attività sportiva non è solo un gioco, è veramente, può essere una terapia. Guarda, hai detto tantissime cose che noi condividiamo e che abbiamo anche sperimentato sul campo facendo il progetto con te, sul fatto che alla fine, e non era facile, di collegare le emozioni vissute durante la pratica a una parola. È stato tramite il gioco e la creatività siamo riusciti a passare dall'emozione contenuta di benessere o di malessere, no? Che si prova anche facendo sport, a un passaggio anche di presa di coscienza, no? Si sono resi conti che alla fine vincere e perdere non era tanto quello che era in gioco, ma erano tante altre cose. Il piccolo sforzo in più che avevano fatto, la piccola crescita o le cose che erano state raggiunte insieme o da solo, su se stesso o con i compagni. Erano tutte le altre cose che erano nate dal momento dello sport, che facendo, al momento di farlo, non erano consapevoli, ma che poi verbalizzando o traducendolo in immagine, in parole, in giochi, prendeva senso e dunque ha dato un grande valore a quello che avevano vissuto nel momento dello sport e poi anche sulle loro relazioni tra di loro. E questo secondo me è la strada da seguire, perché anche spesso, e forse come dici tu, la cultura dello sport qua non c'è ancora, perché è ritenuto solo con un momento libero di qualcuno che se lo può permettere o altro, o chi vuole, non so, fare vedere un aspetto fisico, ma in realtà è molto di più, no? Come lo vediamo, sono delle regole, sono delle emozioni, come le dicevi tu. E anche a me mi ha stupito quante volte spontaneamente Francesca diceva:
la mente, l'écrit libero. Dunque, per lei era chiaro il rapporto equilibrio fisico, equilibrio psicologico. Assolutamente, assolutamente. E per andare su obiettivi ancora più grandi, siccome noi lavoriamo all'interno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le SDGs, riusciamo a raggiungere con lo sport a livello proprio mondiale degli obiettivi veramente importanti e che sono la pace, giustizia, istituzioni forti, assicurare salute e benessere per tutti e a tutte le età, fornire un'educazione di qualità, equa, inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti, rendere le comunità inclusive, sicure, durature, ridurre le disuguaglianze, raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze. Anche questo è un tema bellissimo, quello del gender, quello della, no, del fatto anche di insegnare alle bambine che sono adatte a fare qualunque tipo di attività fisica. Dopo la fame, la povertà, la salute, arriva anche l'educazione. Dunque, nei primissimi obiettivi di questa, no, di questo piano strategico sono di benessere. Sono questi, dunque lo sport è molto di più, fa parte di questo equilibrio salute. Vorrei ritornare con te sulla difficoltà che comunque abbiamo visto durante il lockdown, prima di passare poi la parola a Gabriele, ma sul fatto che comunque le diseguaglianze, come lo dicevi tu, no? E il fatto dell'inclusione è stato messo a male dal lockdown, perché anche lì le famiglie più fragili, i ragazzi più fragili sono stati tirati fuori perché non avevano accesso a un computer. Dunque, si sono trovati chiusi in casa, senza tante relazioni, senza capacità di muoversi e come ricordavi, lo sport è uno strumento direttamente accessibile anche a chi non ha tanti mezzi economici, no? Perché alla fine correre, giocare a calcetto, trovare è una cosa abbastanza semplice. Dunque, il lockdown, ha aggravato questi aspetti. Non solo ti dirò di più che molti dei bambini con diversi tipi di fragilità di cui noi ci occupiamo, quando li abbiamo rivisti, insomma, dopo questi mesi di lockdown, è come se avessero fatto un passo indietro di anni, che poi non è vero perché le basi costruite insieme poi tornano, ma al momento avevi veramente l'impressione che si fosse cancellato tutto il lavoro fatto. Per dirti quanto 2 mesi di fermo sono stati, quanto hanno inciso, sulla loro parte psicofisica. Il challenge, diciamo, no? La sfida sarà di trovare delle chiavi. Volevo solo condividere con te una cosa che abbiamo detto nel webinar di ieri, dove avevamo questo esperto di cultura digitale che insegna a Pavia comunicazione e marketing digitale, che anche dirige un'azienda di innovazione digitale, e un po' no, gli ho detto: guarda, questa didattica a distanza ha fatto male, no? E io non sono per niente critica, no, dei mezzi tecnologici, ma come lui l'ha fatto notare giustamente, la DAD non deve rimpiazzare, dovrebbe essere qualcosa che accompagna. Deve essere uno strumento diverso e secondo me il challenge, e lui l'ha detto giustamente, è che abbiamo usato il computer come se fosse una classe, ma è sbagliatissimo, no? Abbiamo usato il telefono, il computer, i mezzi tecnologici come se fosse di nuovo una classe, un'aula dove siamo con i nostri compagni. No, non è così. Dunque, l'obiettivo, e non so, mi piacerebbe sentire anche tu che cosa pensi. Sarà di proporre comunque di tenere in rete la parte delle relazioni, la parte, chiamiamola movimento, no? Dei ragazzi, sapendo che comunque
Uno su cinque non ha un computer in casa, che non è il problema solo di avere il computer, ma di avere anche lo spazio, di condividerlo con degli altri fratelli, sorelle, e di avere la linea, di avere le competenze tecnologiche. Dunque tutto questo pone un grande challenge anche a organizzazioni come le nostre. Assolutamente sì, e bisogna intervenire in tempo in modo di far sì che laddove non ci sono questi strumenti bisogna intervenire per dare questi strumenti. Sono d'accordissimo con te, il digitale straordinario è uno strumento, bisogna non confondere gli obiettivi, perché altrimenti ci illudiamo di poter, no? Di poter bypassare tutta una serie invece di fatiche diverse che sono nella nostra vita importantissime invece per acquisire quelle competenze che dicevamo prima, relazionali, che non possono essere differenti da quelle che noi abbiamo con il contatto, con altri strumenti che non sono solo il digitale. Ma il digitale è fantastico, e devo dire, durante il lockdown, io dico sempre, i social hanno fatto il loro lavoro ottimo, perché sono veramente stati socializzanti. È stata la prima volta che no, li abbiamo usati nel migliore dei modi. Detto questo, oggi ci troviamo a gestire una velocità di adattamento che dobbiamo prendere in considerazione. Non distingo più tra che cosa è giusto o non è giusto. Io penso solo oggi che come fondazioni, come persone che operano nel terzo settore, con la parte più fragile e con il disagio, che dopo l'emergenza sanitaria è uno dei temi più importanti, perché il disagio sociale è il nostro tema in questo momento e noi dobbiamo affrontarlo, non sto a discutere su che cosa. Io dico ai miei, bisogna avere il piano A, il piano B, il piano C, ma già pronti. Cosa succede se c'è questo, cosa succede se peggiora, cosa succede se, e trovare comunque una soluzione per rimanere in contatto, un po' online, un po' offline, solo online se sarà necessario, ben venga se si ritorna tutto in attività, ma switchare e sentendo e ascoltando molto i bisogni del territorio, i bisogni dei bambini e i bisogni anche degli insegnanti, che sono straordinari a seguire anche loro questo momento così difficile. Sì, sicuramente, forse chiudiamo su questo, ma tenere anche in rete gli insegnanti è molto importante, perché anche loro sono stati lasciati da soli, e se noi associazione possiamo affiancarle, sicuramente sarà di un grande, grande aiuto. Assolutamente, la rete è la cosa più importante. Noi lavoriamo molto in rete, come tu sai, e le figure illuminate che incontriamo come dirigenti scolastici, insegnanti, ci fanno fare un lavoro straordinario. Grazie a loro che facciamo un bellissimo lavoro sul territorio. Loro e alle società sportive meritevoli che operano in quei territori comunque difficili, e a tutti gli allenatori e ovviamente gli operatori della fondazione, gli psicologi dello sport, le persone che comunque mettono in rete questi adulti che finalmente ragionano con degli obiettivi un po' diversi, usando lo sport come strumento meraviglioso. Sì. Gabriele, alla luce di tutto quello che abbiamo detto, no? E che dall'esperienza di Francesca, della sua testimonianza, di tutta l'esperienza, anche lo sguardo di Daria come direttrice della Fondazione Laureus, tu dal tuo punto di vista, cosa hai visto, no, in questi mesi? Che cosa è accaduto che ti ha stupito di più? E che cosa avresti voglia di dare come proposte, no? Consigli, non tanto solo di muoversi, perché ovviamente sarebbe l'ideale, ma altro anche, no? Come tenere questo equilibrio mentale, secondo te, attraverso il corpo? Sicuramente nel mio ambito, quindi nell'ambito terapeutico, facendo il terapista ed essendo sempre a contatto con tanti sportivi, abbiamo visto in questi mesi come anche gli sportivi agonisti professionisti che seguiamo noi hanno avuto delle modifiche sia proprio fisiche, quindi
l'aspetto di non riuscire ad allenarsi con costanza, con la stessa dedizione di prima, perché purtroppo a volte manca proprio un obiettivo. E quindi quando manca un obiettivo è difficile comunque, e anche quello fa tanto, come diceva la nostra calciatrice professionista, fa tanto la testa e fa tanto quindi l'aspetto psicologico di chi, di un atleta. Ci sono professionisti e professionisti, quindi c'è chi è più forte mentalmente, riesce comunque ad allenarsi senza quell'obiettivo lì, però l'importanza dello sport anche in un periodo così difficile, anche se ci dovrebbe essere un altro lockdown o se dovessimo ricadere di nuovo nell'esigenza di dover fare sport a casa, è fondamentale. Perché? Perché bisogna ricordarsi che l'attività sportiva sviluppa la serotonina, che è l'ormone della felicità, no? Quindi quello fa la differenza. Noi forse queste cose qua non tutti lo sanno, ma pensare che anche chi non è un atleta professionista, ma chi lo fa semplicemente a livello dilettantistico per passione, un po' di attività sportiva aiuta a star bene con se stessi, e quindi di conseguenza quando uno riesce a star bene con se stessi riesce poi anche a trasmettere l'energia positiva agli altri, secondo me. E dimmi una cosa, che tu anche tu sei giovanissimo, no? E dunque per te anche che cosa ha rappresentato lo sport, no? Se stiamo parlando anche di questi ragazzi che sono stati chiusi, credo che sia comunque la prima volta che sia successo, no? Almeno nelle nostre vite, ma da tanto tanto tempo, no? Nelle società è stato comunque un periodo molto molto particolare. Dunque, se cerchiamo di metterci nella mente di questi ragazzi che si sono trovati privi di contatti, tu riesci a fare questo salto creativo di immaginare come, che cosa ha creato anche come malessere per questi ragazzi più giovani? Sicuramente i pensieri che mi sono fatto in questi mesi, pensando anche alle generazioni appena dopo la mia, perché appunto come hai ricordato sono un ragazzo giovane, però io ho sempre avuto la fortuna anche di passare una gioventù, un'adolescenza andando al parco a giocare con gli amici, incontrandosi in mezzo alla strada. Invece già adesso c'era una filosofia un po' diversa purtroppo, quindi gli adolescenti, i miei cuginetti per dire, quindi io parlo dell'esperienza anche personale su gente che conosco personalmente, e quindi gente che ha 14-15 anni, comunque dei ragazzi come possono essere i nostri ragazzi del liceo, purtroppo loro già hanno un'impostazione tecnologica diversa, quindi già puntano già al stare dietro al cellulare, stare dietro ai social, che come ha detto anche giustamente Daria, è fondamentale perché ci ha aiutato in questo contesto a sviluppare tanti contatti, però il contatto virtuale purtroppo è diverso dal contatto vero e proprio fisico, no? E quindi in questo momento si dovrà sicuramente di conseguenza adattarsi alla tecnologia, però tenendo sempre conto che la parte emotiva, quindi appena si riuscirà di nuovo ad avere quel contatto fisico, sarà fondamentale averlo, perché purtroppo basarsi su la parte virtuale, pensando anche di allenarsi grazie a applicazioni, come può essere stata una bella iniziativa quella della Nike, che ha sviluppato un'applicazione molto interessante, molto anche pratica, e che è riuscita a far allenare tanti professionisti e non di diverso livello. Però sicuramente dobbiamo tenere duro questo periodo qua, e successivamente, appena si potrà essere liberi, ricordarci che la parte di contatto vero e proprio, umano, quindi anche visivamente, fa la differenza. Grazie, grazie Gabriella. Ci mancherebbe. Grazie, grazie, grazie Daria, grazie Gabriele, grazie a Francesca. Penso che abbiamo molto presente quanto sarà importante nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
voi terapista, voi professioniste dello sport, noi associazione, di tenere molto molto forte alla fine le relazioni umane, le relazioni che sia la rete, i social devono essere usati nel loro migliore modo possibile. E siamo convinti noi di Mercurio, ma penso anche tu Daria, che se lo usiamo bene c'è una strada da percorrere per superare questo momento. Sicuramente. Vabbè, grazie a tutti, grazie del tempo. Grazie. Ciao, grazie a tutti. A presto. Grazie a tutti.